Amici dell'Ariete, iniziamo i nostri oroscopi settimanali dal 29, dal 29 al 4 di settembre. Allora, dal 29 al 4 di settembre e andiamo a vedere cosa è in serbo per voi, come sarà questa settimana. Andiamo a vedere da quale situazione venite, quindi qual è la vostra situazione attuale, qual è la direzione che prenderà la vostra situazione e come evolverà. Ok, andiamo a vedere cosa ci dicono le carte. Nel frattempo ricordo a tutte quelle persone nuove del canale, se hanno il piacere, se ne hanno voglia, di iscriversi, puntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati, e se avete bisogno di informazioni sul canale e sotto al video, alla voce descrizione, trovate i miei contatti, quindi potete tranquillamente scrivermi. Non rispondo a chiamate di numeri che non conosco, mandatemi per favore prima un messaggio. Allora, andiamo a vedere in questa settimana, quindi dal 29 agosto 2022 al 4 settembre 2022, in che situazione vi trovate adesso, la direzione, l'evolversi della situazione. Andiamo a vedere un po' di novità. Allora, dal 24 agosto al 4 settembre 2022, in che situazione si trova il segno dell'Ariete, la direzione che prende la propria situazione, l'evolversi. Allora, abbiamo un 8 di denari rovesciato, asso di denari rovesciato, 5 di bastoni rovesciato, 10 di denari, 5 di denari, wow, quasi tutte a denari le carte, 7 di bastoni, e a fondo mazzo abbiamo un 6 di coppe. Benissimo, poi andiamo a fare i nostri chiarimenti. Allora, la situazione in cui vi trovate adesso, vi sentite comunque soli, vi sentite deboli, avete accanto a voi comunque sia un uomo, per chi chiaramente è in coppia, comunque qualcuno che cerca di aiutarvi, di starvi comunque sia vicino, voi vi sentite proprio giù di morale, ok? Ma c'è questa persona che cerca in tutti i modi comunque di confortarvi, ma anche di aiutarvi, per alcuni di voi, di aiutarvi comunque economicamente parlando, quindi una persona comunque sia affidabile, una persona che cerca, ha una posizione economica, cerca comunque sia almeno economicamente di farvi stare bene. Qual è la direzione che prende, che prende questa situazione qui che state magari vivendo? Allora, volete ottenere magari un trionfo, un successo, una felicità? Ci vuole un po' più di tempo, ci vuole, quindi dovete attendere un po', perché ci sono comunque delle problematiche che devono essere risolte. Ci sono delle comunicazioni da parte di qualcuno che potete ricevere in questa settimana. L'evolversi della situazione è una rabbia che avete, che vi portate comunque dentro, all'interno, ma c'è anche una chiusura di un ciclo, ok, e degli avvenimenti che comunque sia devono, che si presenteranno, qualcosa comunque di positivo. Cercate di pensare comunque al vostro futuro, cercate di concentrare comunque gli sforzi sul vostro futuro. Andiamo a vedere questa coppia nella situazione attuale, di cosa ci vuole parlare. Quindi 8 di denari rovesciato e 10 di denari, cosa vuole comunicarci di più? Cosa vogliono comunicare queste due carte al segno dell'Ariete nella settimana che va dal 29 agosto al 4 settembre 2022?
Vi dico le carte, scusatemi, non ve le ho fatte vedere. 7 di spade, 6 di coppe rovesciato e 9 di denari. A fondo mazzo abbiamo un 2 di coppe. Allora, questa coppia, lì dove siete in coppia, ok, sta avendo, nella situazione attuale, state subendo delle discussioni, ci possono essere comunque dei conflitti, ok? Probabilmente ci può essere anche da parte vostra il fatto di sentirvi sole, di sentirvi comunque sia in difficoltà, e perché potreste trovarvi anche magari lontani. Ecco perché la carta, il 6 di coppe rovesciato, parla di un concentrare i vostri sforzi sul vostro futuro, cercare comunque sia di pensare di più a voi stessi anziché a quello che magari vi circonda o a quelle che sono comunque le problematiche, perché presto potreste avere una stabilità, un superamento di determinate difficoltà, quindi ci sono delle buone notizie per voi. Infatti, come vi dicevo, possono anche essere queste buone notizie a livello sentimentale, ok? Possono essere degli avvenimenti positivi, notizie in merito magari a delle questioni anche economiche. La direzione che prende questa situazione è il trionfo, un trionfo che otterrete con calma, ma dovete risolvere, come vi ho detto, delle problematiche. Infatti, probabilmente venite da dei conflitti, da delle situazioni che vi hanno portato comunque sia magari ad allontanarvi da determinate persone o da una determinata persona, che con calma comunque sia dovranno essere risolte. Vediamo questo asso di denari rovesciato e questo 5 di denari. Cosa vogliono comunicare al segno dell'Ariete nella settimana che va dal 29 agosto al 4 settembre 2022? Dieci di coppe, 9 di coppe rovesciato e 9 di spade. E a fondo mazzo c'è un 6 di bastoni. Allora, c'è un risolvere delle questioni, comunque con un'energia maschile, come se voi vi aspettate magari qualcosa, un qualcosa che sta tardando ad arrivare, e come se voi vi aspettate una giustizia che arriva, ma arriverà comunque sia con ritardo. Ci sono tantissime novità, ma c'è anche per voi un momento comunque sia di riflessione. Allora, o alcuni di voi si sono allontanati dal proprio partner e quindi c'è questo allontanamento dove state riflettendo o state aspettando il ritorno o state aspettando che la situazione si chiarisce, ok? O invece altri di voi vivono sotto lo stesso tetto dei conflitti, ok? Conflitti legati probabilmente anche a delle situazioni economiche che devono essere comunque sia risolte. Novità comunque in arrivo, e poi andremo a vedere. Vediamo invece l'evolversi della situazione. Questo 5 di bastoni rovesciato e 7 di bastoni, cosa vuole comunicare al segno dell'Ariete dal 24 agosto al, non dal 24, dal 29 agosto al 4 settembre, 29 agosto al 4 settembre 2022, l'evolversi della situazione per il segno dell'Ariete. Ripeto, ci sono delle comunicazioni che possono anche riguardare la giustizia. 5 di spade rovesciato, asso di coppe rovesciato e 4 di denari. A fondo mazzo abbiamo un 6 di denari rovesciato. Ci sono delle comunicazioni, c'è un ciclo che deve essere comunque sia chiuso. Ci sono delle problematiche a casa, delle problematiche in famiglia, ci possono essere degli ostacoli, ok? C'è proprio la fine di un ciclo che deve essere chiusa, che poi con calma porterà comunque a un vostro benessere fisico ed emotivo.
vi porterà non soltanto a un vostro benessere fisico emotivo, ma vi porterà anche a dover riflettere, perché la situazione che andrete a vivere in questa settimana sarà comunque altalenante, quindi avete bisogno proprio di riflessione e di fare delle scelte per poi arrivare a celebrare un qualcosa comunque di bello che vi porta della fortuna. Andiamo a vedere, sempre per il segno dell'Ariete, nella settimana che va dal 29 agosto al 4 settembre 2022, quali sono le possibili novità che possono arrivare in questa settimana. Quattro di bastoni, 3 di bastoni rovesciato e 7 di coppe rovesciato con un asso di spade. Le novità che possono essere su un qualcosa che vi portate avanti da diverso tempo, che potrebbe essere magari una rottura su una situazione, ripeto, altalenante, una rottura, un allontanarsi da una determinata situazione, è come se voi in un certo qual modo a un certo punto vi sentite comunque sia illusi su qualcosa. Infatti ci sono degli accordi che dovete prendere, probabilmente anche degli accordi legali. Andiamo a vedere queste coppie che, a parte le comunicazioni che sono molto chiare, allora, asso di coppe e asso di denari, coppe, denari, vediamo un po', non abbiamo assolutamente nulla. Invece, coppe, spade, allora, c'è un evento molto importante in vista in questa settimana, che può arrivare, ok? C'è un incontro magari con una persona, quindi se alcuni di voi si trovano lontani dalla persona di proprio interesse o dalla persona che vi piace, probabilmente incontrerete comunque sia qualcuno, ok? C'è proprio un incontro. Oppure per i single c'è proprio un incontro, ma non è un incontro che porta comunque sia ad avere una storia, ok? Sono di quegli incontri, sì, mi piace, ci vediamo, un incontro comunque passionale. Poi abbiamo il 7 di spade e bastoni, dove nell'ambito lavorativo ci possono essere degli ostacoli per alcuni di voi, e per chi, ripeto, ha discusso che c'è un allontanamento, c'è la necessità di un chiarimento, quindi dovete chiarire, dovete parlare con qualcuno. Queste sono in linea generica, cioè quello che succede nella settimana. Vediamo invece le comunicazioni che vi possono arrivare in questa settimana a voi del segno dell'Ariete, nella settimana che va dal 29 agosto al 4 settembre 2021. Vediamo un po' di cosa ci parlano queste comunicazioni. Sei di spade, 3 di spade, asso di bastoni rovesciato. A fondo mazzo abbiamo un 8 di spade rovesciato. Sono delle comunicazioni che vi possono ferire, possono comunque sia sì essere in merito, possono riguardare comunque una rottura, un qualcosa che, ripeto, vi aspettate, che volete, avevate magari un obiettivo, ma questo obiettivo purtroppo si protraerà, andrà più a lungo, ci vorrà più del tempo per poter arrivare a dove volete voi, ok? Nella coppia c'è chi ama più dell'altro, ci potrebbe essere anche una terza persona che potrebbe mettervi il bastone tra le ruote in questa settimana, ecco perché ci sono magari dei conflitti, delle discussioni, e ci potrebbe anche essere stato o ci può essere un allontanamento. Esser stato perché? Perché io vedo nella situazione attuale, cioè la situazione che state vivendo, vedo comunque, o meglio anche all'inizio della settimana, vedo comunque sia dei conflitti, delle discussioni, dove c'è potuta anche essere una rottura per merito comunque di una terza persona, e ci pensate comunque tanto nel vedere veramente cosa dover fare in merito a questa situazione, quindi riflettere veramente
veramente tanto, ok? Questa è la vostra situazione settimanale, quindi per i single c'è l'incontro con qualcuno, ma che non sfocia in una relazione, non si parla di relazione. Per quelle coppie che si sono allontanate, vi ho già detto, per le coppie che vivono comunque nella stessa casa, ci sono delle situazioni da dover affrontare, che qualcosa affronterete, ma altro invece crea ancora delle problematiche. È come se voi dell'Ariete stesse vivendo in questa settimana un po' di crisi, perché, ripeto, vi sentite soli, vi sentite neanche deboli, no, non è il termine giusto sentirsi deboli, vi sentite proprio in difficoltà, nei rapporti, è una vostra crisi, ok? È una vostra crisi e chiaramente è la situazione altalenante, c'è tutto un subbuglio, in questa settimana, ok? Cosa dirvi? Forza e coraggio, vi raccomando, fate i bravi. Lì dove dovete andare a riflettere, riflettete tantissimo e ricordatevi comunque sia di chiarire quello che dovete chiarire con qualsiasi persona. Dovete farlo. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, commentatemi e fatemi sapere se la situazione che state vivendo attualmente è comunque quella che vi ho detto io. E poi mi farete sapere l'evolversi comunque della situazione. Ok, vi ringrazio, ci sentiamo presto, buon fine settimana.